E segna. Senti, vabbè, ve lo dico io dove sono nascosti i due rimbambiti, eh? Così facciamo pari con la storia della barca e ci spariamo pure un altro bel giretto. Perché? Hai già pronto un altro carico di bionde? Preferisco le more, lo sai. A te chi te l'ha detto? Qua non capita niente senza che mio padre lo sappia. Noi abbiamo controllato. Li abbiamo visti. Due cadaveri. Ascoltate. Se fosse Oreste, riportarla fuori la situazione sarebbe meno grave. Ho capito. Ora lei vada. Noi cerchiamo di tenere a bada i carabinieri per un po'. Se n'è andata pochi minuti fa. Era felice, mi ha detto. E lo sono anch'io, sa. Meglio aver perso oggi la mia Virginia che non averla mai avuta. E poi alla mia età è una cosa naturale congedarsi dalla persona amata. È una cosa crudele quando lo si deve fare da giovani. Sì, io capisco tutto, ma qui si tratta di sequestro di persona e non è uno scherzo. Ma che ne sa il figlio che la signora Virginia non sia venuta via di sua volontà? Scusi, eh? Si tratta soltanto di concedergli qualche minuto. Che cosa vuole che sia? E dai, papà. Per favore, Antonia, eh? Io non so nemmeno che cosa ci fai tu qua. Signora, come dice lei, qualche minuto è già passato da un bel po'. Eccomi, maresciallo. E mi scusi per il disturbo. Angela?
Dov'è Angela? Se n'è andata. Come se n'è andata? Voleva solo essere sicuro che fosse caduta l'accusa contro l'Este. Ha preso le sue cose e è andata via. Ha detto che odia gli addì. Scusami. Cominciavo a temere che tu ci avessi messo le radici laggiù. Non sono tipo da radici, lo sai. Beh, meglio così. Perché ho già un altro incarico per te. E quando saprai dove ti spedisco, mi vorrai uccidere. No, scherzi a parte. Vedi, Angela, tu sei la sola che mi può risolvere questo problema. Scusa, non vuoi parlare prima di Montorso? Lì è ancora tutto in alto mare. Non hanno neanche deciso quale sarà il nuovo direttore. Ah, dimentica Montorso. Con l'aria che tira mi sa che lo chiudono. Come lo chiudono? Beh, se è vero, anche solo una metà di quello che tu mi hai detto al telefono, è una pianta malata. Meglio tagliarle. Mi hanno preso. Cose che nella vita devono essere fatte. Angela, ma mi stai ascoltando? Hai capito quello che ho detto? E io devo tornare là. Mi stai dicendo che vuoi tornare a Montorso? Ma ho sentito bene? Sì, è quello che ho detto. Sei tutta matta. Guarda che non puoi andare dove ti pare, quando ti pare. Sì che posso. Mi conosci? Marra sta raccogliendo le firme, capisci? Firme per ottenere una proroga del suo incarico. Calmati. Che vuoi fare, picchiarlo? No, se lo ammazzo, la proroga non gliela darò. Il direttore è in riunione, non può ricevere nessuno. Potrebbe esserci anche Nelson Mandela. Ora il direttore deve parlare con me. Molto volentieri, professor Stefani. Ma... ispettrice... Non ispettrice, direttore pro tempore del nostro conservatorio per nomina ministeriale. Tu? Ma è fantastico. Ora che sono direttore ha smesso di darmi del lei? Lo sai che non ho nessun rispetto per le autorità. Visto che si ferma avrà bisogno di una casa vera. Si è liberato l'appartamento sotto il mio. Così potremmo farci anche un po' di compagnia. Grazie. Quella donna c'ha più palle di te, c'ha. E io per questo avevo chiesto il tuo aiuto. È una bella serata. Io mi sto fumando un ottimo sigaro, ma perché mi devi mandare tutto di traverso? Perché quella non si ferma, Rocco. Quella dopo a me viene a rompere la mazza pure a te. Tra voi e me vi è qualche differenza. Goldoni, la locandiera, atto primo. Leggiti qualche libro ogni tanto, Marra, che sto linguaggio da mafiosi non lo usano più neppure nei film. Tova, finisci.
Ti avevo detto di stare attento al vibrato. Il crescendo però è perfetto. Ispettrice! Ma non era tornata a Roma? Ho cambiato idea. E non solo su quello. Tieni. Il concerto per violino e orchestra di Tchaikovsky. Grazie, ispettrice. Qualcuno di molto in gamma mi ha fatto capire che quello è il pezzo perfetto per te.